no, no, ora no, ora no. Allo, bye bye, è tardi assai. Oi, Bianconiglio. Sono in ritardo, in arci ritardissimo. Beh, naturale che tu sia in ritardo. Questo cipollone è esattamente 2 giorni indietro. 2 giorni indietro? È certo che sei in ritardo. Grandi numi. Bisogna guardare dentro. Oh, oh, ecco cos'è che non va. Questo orologio ha troppe rotelle e vitarelle. Oh, il mio povero orologio. Le mie rotelle, le mie molle. Buoni, prego, bu, bu, bu. Burro, certo, ci vuole un po' di burro. Burro! Burro! Bu, bu, burro! Oh, grazie, burro. Benissimo. No, 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 ci cadranno le briciole dentro. Burro, oh, è il più migliore che ci sia, mi meraviglio di te. Te? Te? Chi ci pensava al te? Ma certo, te. No, 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 non il te. Zucchero. Zucchero, 2 cucchiaini, solo 2 cucchiaini, grazie. Per favore, mamma. Marmellata. Oh, già, me ne ero completamente dimenticato, può accadere. Senape. Senape, sì, senape. Non diciamo sciocchezze. Limone, questo sì che può andare. Là dovremmo esserci. Guardate, è impazzito! Ahimè! Oddio! Pastoriolo, allarme, è matto! Oh, grandi numi! Allarme, Pastoriolo, allarme! Eh sì, che il burro era di pura panna! Pastoriolo, c'è un solo modo di fermare un orologio matto! Due venerdì di ritardo, ecco cosa... Una fiaba ben raccontata può trasformarsi in un vero e proprio incubo. La nostra Alice, dopo aver fatto un primo viaggio immaginario nel mondo delle meraviglie, pieno di personaggi strambi, come il Bianconiglio o un cappellaio matto, si ritrova nella dura e cruda realtà della vita, che la mette dinanzi alla morte dei suoi genitori. Scossa psicologicamente da questo evento, rinchiusa in manicomio, la mente di Alice cerca il modo di uscire dai propri incubi. Ma stavolta, per uscirne, si deve ripercorrere la strada fatta in passato. Se nella fiaba raccontata, prima dell'accaduto, il paese delle meraviglie era solo un po' strano, ci ritroveremo davanti ad un vero e proprio incubo in questa nuova avventura. Alice non è più la stessa. La sua psiche è molto disturbata e di conseguenza anche il paese delle meraviglie sarà completamente stravolto.
Una volta immerso in questi incubo, il suo inconscio la metterà di fronte ad uno scenario terribile, molto diverso da quello che ricordava. Con questa premessa, il titolo fa del mondo delle meraviglie un labirinto folle, pieno zeppo di pazzia, violenza senza scrupoli. Alice sarà visibilmente disturbata, soprattutto quando parlerà con i tanti personaggi che popolano questo mondo. All'inizio del gioco avremo come arma un grande coltello da cucina, per poi equipaggiarsi con le armi più strane che si possano immaginare. Si passerà dai dadi demoniaci ad una mazza da cricket, passando per un fucile ultrapotente. Il gioco è uscito nell'anno 2000 e ancora oggi gode di un ottimo gameplay e di un'ottima grafica. Certo, ci sono tutte le dovute limitazioni dell'epoca, ma se vogliamo catapultarci indietro nel passato, possiamo dire che all'epoca era uno dei giochi più maestosi graficamente parlando. Il gioco si suddivide in sezioni platform 2D, 3D ed esplorazioni dei tanti livelli proposti del gioco, e ogni tot di tempo avremo una boss fight da affrontare. Questa sarà più impegnativa di quelle normali che troveremo durante la partita contro i nemici normali. Nessun enigma è particolarmente difficile, ma il fulcro del gioco resta ovviamente l'atmosfera malata, e la storia è il limite della pazzia totale. Prima di iniziare, Alice Madness Return consiglia a tutti di giocare questo per avere un coinvolgimento totale sulla trama. Look, Dom, it's what's-her-name from the neurotics ward. Nurse's favorite lunatic. Oh yeah? Scrawny, ain't she? Who let her out then? They'll blame us, most like. She'll need more medicine. Strong medicine. She got anything to eat? Doubt it. She never finishes the grub at the asylum. If she had any meat on her, she'd make a delectable dish. Despicable, grotesque and smelly louts. I'll fill your bellies, all right. The bigger they are, the harder they fall. Spare me the platitude. Do you have any useful advice? Use their size against them. I only take mine with friends. Count me to be among them. Accurately, I mean, honestly, that's the truth. Oh, I quite forgot. You and the truth are not unfamiliar terms. And you would know? Truth is always bitter to those who fear it. I fear nothing. False! You fear much. A return trip to the asylum, for example. The memories that drove you there. More years in, shall we say, supervised hospitalization? Ah, yes. You fear much. Of course, all that might be avoided. How? Tell me, what do you mean? Speciale menzione d'onore va ai comprimari. Tutti caratterizzati follemente al punto giusto, soprattutto lo stregatto che vi farà guida durante il gioco, con la sua solita ironia, ma stavolta molto più, come dire, folle.